Era il 28 marzo del 1923, quando con decreto regio veniva istituita la Regia Aeronautica, che nel 1946 assumerà il nome di Aeronautica Militare. In attesa di celebrare il centenario dell'Arma, il prossimo 28 marzo del 2023, l'Aeronautica Militare Italiana, una delle quattro forze armate del nostro paese insieme a Esercito, Marina e Carabinieri, ha lanciato varie iniziative di avvicinamento alla grande festa che si terrà la prossima primavera, con un ricco calendario di eventi che toccheranno numerose città italiane. L'omaggio alla città di Pescara, organizzato nei giorni scorsi dall'Associazione Arma Aeronautica della sezione di Pescara, in collaborazione con la 133esima Squadriglia Radar dell'Aeronautica Militare di San Giovanni Teatino, ha coinvolto il capoluogo adriatico con due giorni di eventi che nei giorni scorsi hanno avuto l'obiettivo di far conoscere l'arma alla cittadinanza, come ha spiegato Angelo Colizza, presidente dell'Associazione Arma Aeronautica della sezione di Pescara. È un progetto nato molto tempo fa, è iniziato molto tempo fa, grazie alla Regione, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla provincia, al Comune, al Presidente del Consiglio Comunale e soprattutto alla Fondazione Pescara Abruzzo che ci ha offerto gratuitamente il teatro. Sono stati due giorni effettivamente pieni di impegni. Siamo riusciti ad organizzare anche un villaggio azzurro con degli stand che tra l'altro, oltre ad accogliere l'aeronautica militare, il nostro stand dell'Associazione Arma Aeronautica aveva anche prodotti tipici del territorio. C'erano anche le auto d'epoca in mostra per testimoniare il legame che l'aeronautica militare ha con tutto il territorio. Molte persone sentono parlare spesso di forze armate, come in questo caso di aeronautica militare, e pensano subito a qualche cosa di bellico o chissà di che cosa. In effetti l'aeronautica militare invece è molto vicina ai cittadini e alle persone, proprio con eventi che portano cultura, storia ed emozioni, come il concerto al quale abbiamo assistito, che è stato un concerto pieno di emozioni. Convegni a tema, mostre fotografiche e l'inaugurazione del villaggio azzurro in Piazza Salotto sono stati i momenti salienti dei due giorni di festa a Pescara, conclusi al Teatro Massimo con il concerto della banda musicale dell'Aeronautica Militare Italiana, diretta dal primo luogotenente Antonio Fazzone. Siamo molto contenti di essere venuti qui a Pescara per questo evento molto importante. So che l'Associazione di Pescara ci teneva a questo concerto e noi siamo venuti molto volentieri. Da oggi in poi avremo molti impegni proprio per il centenario, abbiamo diversi concerti in programma, da qui per tutto l'anno prossimo.